Forse mai come quest'anno sentiamo nostra, vicina a noi, la passione del Signore. La sofferenza è dentro il cuore dell'uomo, dentro la storia di tutti gli uomini. Non c'è nessuno che non soffra. A volte in momenti di superficialità o anche di cattiveria, vogliamo dire c'è gente che non soffre e io soffro molto. Siamo noi che giudichiamo con le apparenze, non ci rendiamo conto che forse quelli che apparentemente soffrono poco, in realtà soffrono ancora più di noi. Mia madre mi raccontava che una volta un tizio fece un sogno e si lamentava con Gesù per la sua croce, per la sofferenza che aveva. E allora Gesù nel sogno lo portò in un grandissimo magazzino dove c'erano croci di qualsiasi tipo, di legno, di ferro, di bronzo, di alluminio, alcune più leggere, altre più pesanti, e qualcuna piccola, altra grande, e disse all'interessato: guarda, qua ci sono tutte le croci, scegline una tu, quella che vuoi. E il tizio guardò bene, osservò e andò a prendere una croce piccola, 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 così. Questa va bene? Va bene. Guarda che è quella proprio che hai tu sulle spalle in questo momento. Ne hai avuta assegnata una piccola perché so che pazienza ne hai poca. Allora sopportala, perché altrimenti non sarei degno di entrare nel regno dei cieli. Noi abbiamo, ognuno di noi, la nostra croce, la nostra passione, le nostre sofferenze fisiche, psicologiche, spirituali, relazionali, economiche, croci di diverso genere. E a queste croci possiamo reagire in tre modi. Primo modo, quello di ribellarci. È una forma molto comune di reazione ai sacrifici che comporta la vita. E la ribellione, attenzione, comporta sempre, 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 non ci sono eccezioni. La ribellione comporta sempre la capacità, che è un vizio, di accusare altri. Chi si ribella non si ribella mai o quasi mai contro se stesso. La ribellione lo acceca, non è capace di vedere quali sono le sue responsabilità in un determinato evento. Ricordo quando ero giovane che lessi un episodio capitato a un medico. Un uomo era andato da un medico dicendo: mio figlio soffre di una malattia, era una malattia grave. Ah, mi dispiace tanto. Dice, lei dice che si dispiace, però Dio non doveva fare questo nei miei confronti, perché già ho avuto un figlio che è morto con questa malattia. Il medico si arrabbiò, afferrò per le spalle e le braccia il malcapitato e gli disse: perché se la prende con Dio? Mi vuole dire, visto che due figli sono morti con la stessa malattia, che è una malattia genetica dovuta ai vizi che lei aveva prima di sposarsi, mi vuole dire perché si lamenta? Se la prende con Dio?
deve prendersela con se stesso, che lei non è stato capace di frenarsi quando doveva frenarsi. I suoi figli sono la conseguenza dei suoi vizi. Prima di essere figli suoi, sono figli dei suoi vizi. Ribellarsi. Molti attribuiscono al padre, alla madre, a un fratello, a un cognato, ai preti, a volte a Dio, a causa del proprio male. Ricordo anche, perdonatemi se oggi faccio cenno a momenti e ricordi della mia infanzia. I miei genitori, come molti sanno, hanno perso 4 figli, uno prima di nascere io e 3 dopo, nell'adolescenza. E mio padre e mia madre, quando ne parlavano, un po' piangevano, ma mai si ribellavano. Dicevano sempre: si vede che il Signore li ha voluti giovani. Una volta capitò, tornavamo dalla campagna e mio padre incontrò un uomo che aveva perso la moglie da poco tempo. E mio padre, per confortarlo, gli disse: vai in chiesa, che il Signore ti rasserena la testa, e preghi Dio e i suoi santi. Quell'uomo rispose cattivo, me lo ricordo ancora, ce l'ho ancora davanti agli occhi, io potevo avere 9, massimo 10 anni. Perché santi ci sono? Si ribellava. E me lo ricordo quest'uomo, che era sempre triste, sempre accigliato, sempre arrabbiato, sempre con gli occhi cattivi. Mai bisogna prenderselo con Dio e con i santi per i mali che abbiamo nella nostra vita. Bisogna lottare, bisogna capire la causa di questi mali, che sono dovuti o a cose sbagliate che facciamo noi nella nostra vita. Pensate ai tanti e tanti e tanti che muoiono per suicidio. Domani mattina darò la benedizione di passaggio a un giovane morto di suicidio, per suicidio, per droga, per l'alcolismo, per altro tipo di vizi di vario genere, per fumo. E ci ho presente in questo momento un amico che ha fumato tutta la vita, non ha voluto smettere mai, si è ammalato di polmoni, adesso è nel letto e se la prende... Era un uomo che frequentava la chiesa e se la prende con Dio, quando invece è lui la causa della sua malattia. Quindi niente prendersela con Dio. La passione Gesù l'ha subito da innocente. Lui, che non aveva mai peccato, ha subito la passione per non farci lamentare. E noi peccatori invece ci lamentiamo. E bestemmiando ce la prendiamo con il Signore. Che tristezza. Sto leggendo per ora, mi pare che accennavo ieri o l'altro ieri, un libro che parla di alcuni preti eroici che vivono cercando di redimere gli ultimi, i relitti della società. Proprio stamattina, leggendo una testimonianza di padre Alex Zanotelli, comboniano, che ha vissuto 12 anni nelle periferie di Nairobi, capitale del Kenya. Nairobi è una città meravigliosa, 3,5 milioni di abitanti, dove al centro, come tutte le grandi città del mondo, al centro ci sono alcuni quartieri ricchissimi, però tutto intorno le baraccopoli, c'è gente che vive nelle baracche, senza acqua, senza luce, senza fogne, senza nessuna comodità, molti con la delinquenza, malattie, malaria, AIDS, tubercolosi e altre malattie. E padre Alex raccontava alla giornalista una testimonianza di una ragazza di 22 anni con un bambino piccolo piccolo,
ex prostituta, che però si era convertita. E era quasi moribonda e disse al Signore, in presenza del missionario: Signore, se tu vuoi, fammi guarire, è in tuo potere, ma se tu non vuoi, accetto la tua volontà. Vorrei guarire per questo bambino piccolo piccolo, ma se tu mi vuoi con te, io verrò da te e tu stesso penserai a lui. Ecco, queste sono testimonianze di santi. Ma era prostituta, ma intanto in quel momento morì da santa. È importante. Importante non è il nostro passato, importante è come si evolve la nostra vita lungo il corso della nostra vita. La passione. Perché non pensare al beato Puglisi? Ma ci rendiamo conto che Puglisi sorrise nell'atto in cui stava per morire, prima che il suo assassino gli forasse la nuca con una pallottola? Sorrise, ma quel sorriso non fu l'opera di un istante, non fu un caso. Quel sorriso fu il prodotto e il risultato di una vita di sacrifici e di santità. Ho pensato molto in questi giorni di coronavirus ai tanti medici che si stanno sacrificando, perché la loro vita somiglia a quella di, anche ci sono dei volontari tra gli operatori, somiglia a quella di San Luigi Gonzaga, 24 anni, studiava per farsi prete a Roma, aveva lasciato tutto in favore di suo fratello, erano due fratelli, suo padre era principe, quindi aveva lasciato una eredità immensa per diventare gesuita. Andò a Roma, ci fu la peste, lui andò a curare i malati di peste e morì. Morì come un angelo. Io ho visto il suo corpo a Roma, in una delle chiese più belle di Roma, mi pare la chiesa di Sant'Ignazio, e tutti i libri, l'inginocchiatoio e tutto quello che il tavolo di studio che ha utilizzato questo piccolo grande santo, un santo eroico che ha fatto della sua vita un olocausto, un sacrificio. Così anche ricordo alcuni giorni, credo una settimana, in cui agonizzò Giovanni XXIII e la piazza San Pietro era sempre piena di gente che pregava per lui. E poco prima di morire, qualche giorno, disse: io ho le valigie pronte, quando il Signore mi chiamerà io andrò via. E ricordo che allora avevamo un giornalino in seminario e io scrissi un articolo intitolato così: un uomo che ci ha insegnato a vivere e a morire. Ecco, il clima di questi giorni è un clima di passione, la passione che viviamo anche noi dentro il nostro cuore, senza ribellione. La ribellione porta cattiveria, la ribellione porta peccati e i peccati portano malattie e morte. Se invece noi ci mettiamo nelle mani di Dio, non rassegnati. La rassegnazione è il secondo modo con cui noi reagiamo, ma pronti a metterci nelle mani di Dio, a pregare a Dio che ci salvi, ecco, noi siamo salvi.